Gli edifici meno recenti, per capirsi quelli in pietra o in muratura, che costituiscono la gran parte degli immobili edificati in Italia, sono stati costruiti senza prendere nemmeno in considerazione la brezza mattutina. Diciamo che resistono abbastanza bene alle azioni verticali, come ad esempio il carico delle persone, della neve, della struttura stessa, ma hanno una pessima risposta nei confronti delle azioni orizzontali, come ad esempio il terremoto. E quindi come renderle antisismiche? Partiamo col chiarire che la casa antisismica non esiste. Nel progettare gli immobili, gli ingegneri provano ad annullare, o meglio, a limitare i danni in caso di sisma. Difatti, immaginiamo che si presentasse un terremoto di magnitudo mai registrata e quindi nemmeno presa in considerazione, in quanto una struttura adatta a questo sisma sarebbe, diciamo, troppo costosa. E quindi cosa fare? Non ci resta che limitare i danni, magari accettiamo che la casa si lesioni, ma evitiamo il crollo e quindi cerchiamo di salvaguardare le vite umane. Ma vediamo come mitigare gli effetti di un terremoto. Ho trovato questo video in rete che è molto semplice da capire e ben fatto. Prima di partire, iscriviti al mio canale, buona visione e ci vediamo presto. Ciao! Abbiamo visto tutti le terribili immagini dei danni provocati dai recenti terremoti in Italia centrale. Con numerosi paesi, spesso piccoli capolavori di architettura e urbanistica dei secoli passati, gravemente lesionati e a volte completamente devastati. Cosa si può fare per rendere più resistente ai terremoti lo straordinario patrimonio edilizio che rappresenta la bellezza di tanti borghi italiani situati in zone ad alto rischio sismico? Vediamo perché le abitazioni più antiche siano così fragili di fronte ai terremoti. I muri di queste costruzioni sono di solito fatti con mattoni, pietre estratte dalle cave o ciottoli di fiume tenuti insieme dalla calce. Se realizzati a regola d'arte, funzionano bene per sostenere il loro peso e quello dei piani soprastanti e del tetto. Ma le onde sismiche colpiscono questi edifici sui lati, cioè anche orizzontalmente. E i muri, che reggono relativamente bene i carichi verticali, cioè il peso soprastante, non resistono alle spinte orizzontali, quelle del terremoto. La cosa più importante per impedire il crollo è evitare che le spinte orizzontali facciano oscillare e aprire i muri dell'edificio. Cominciamo dalle misure più tradizionali, ma sempre efficaci e a costo contenuto. Primo accorgimento: i tiranti, le barre di acciaio o catene. Ecco come funzionano. Si forano le pareti. Si passa la testa del tirante all'esterno, dove viene bloccata da un paletto o una piastra. Stessa operazione all'altra estremità. Quindi si tende il tirante. In questo modo, con alcuni tiranti, le pareti contrapposte vengono tenute insieme e potranno resistere molto meglio alle onde del terremoto senza aprirsi. Dal momento che uno dei pericoli più gravi in caso di sisma è il crollo del solaio, si può rinforzare il collegamento fra le mura e il solaio. Come? Un cordolo metallico, un profilato angolare a forma di L, può essere applicato tra pareti e solaio e collegato con degli spinotti in acciaio inseriti nella muratura. Con questa cornice che inchioda e tiene insieme le quattro pareti con il solaio, la resistenza sismica e la sicurezza aumentano di molto. Ci sono tecniche innovative messe a punto negli ultimi anni che si sono rivelate ancora più efficaci. La cucitura con i nastri in acciaio inox, nota col nome di CAM. Attraverso speciali asole distribuite nella parete, vengono fatti passare i cavi, che in questo modo cuciono la muratura in un'imbracatura, cioè una vera e propria impacchettatura, rendendola molto resistente alle spinte orizzontali del terremoto. Sono tecniche messe alla prova nei laboratori dell'Enea, dove le tavole vibranti possono riprodurre tutti i terremoti realmente avvenuti.
In queste immagini un edificio ricostruito in scala con le tecniche murarie degli antichi borghi italiani è stato cucito con i nastri metallici e sottoposto a violenti scosse. I risultati sono stati molto incoraggianti. Questa è la cucitura attiva dei manufatti, consiste nel realizzare dei fori attraverso questa parete in muratura e passanti, attraverso i quali vengono poi fatti passare dei nastri metallici pretensionati e vengono pretensionati in modo da conferire alla muratura una precompressione. Così ne miglioriamo notevolmente le caratteristiche meccaniche, quindi la muratura ha una resistenza maggiore sia sotto le azioni statiche che in occasione di un terremoto. Un'altra tecnica antisismica fa uso di fibre di vetro o altri materiali di origine naturale, quali le fibre di basalto e persino le fibre di canapa, con le quali vengono realizzate vere e proprie reti inglobate nell'intonaco delle pareti dell'edificio. In questo caso, poiché la facciata è fatta di pietre, la rete viene messa solo all'interno, ma ancorata all'esterno ad un'altra rete fatta di cavi di acciaio che possono nascondersi nelle fughe fra pietra e pietra. Anche in questo caso, la tecnica è stata testata nei grandi laboratori dell'Enea. Come vediamo, le violente scosse della tavola vibrante, circa il doppio più forti del terremoto dell'Aquila del 2009, non riescono a far crollare l'edificio imbracato nella maglia di fibra di vetro ricoperta dall'intonaco. Queste tecniche di basso costo, di relativamente facile applicazione, possono essere efficaci per salvaguardare le vite umane durante un evento sismico. Ci sono altri metodi ancora più efficaci perché in pratica isolano l'edificio dal suolo sottostante e quindi dalle onde sismiche. È una tecnica molto più efficace di quelle tradizionali e, se ben progettata, non molto più costosa. Già applicata ad edifici storici in muratura come il Palazzo dell'Emiciclo dell'Aquila. Vediamo come funziona. Scendendo nei locali seminterrati se ne può vedere il meccanismo. Pareti murarie e colonne che sostengono l'edificio sono collegate alle fondazioni attraverso questi cilindri elastici, gli isolatori sismici, costituiti da strati alterni di gomma e acciaio. Sotto il Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila ce ne sono più di 100. Qui ci troviamo nella zona dove è stato inserito il sistema di isolamento sismico alla base. Sotto di noi abbiamo la fondazione solidare al terreno e sopra di noi l'edificio. Fra queste due strutture è stato posizionato l'isolatore, che è una sorta di filtro che fa sì, nel momento in cui c'è un evento, un terremoto particolarmente importante, che l'accelerazione violenta non venga trasmesso all'edificio sopra di noi. L'isolamento sismico potrebbe essere applicato anche senza toccare l'edificio da adeguare sismicamente, e non ad un singolo edificio, ma, come ci mostra questa animazione, ad interi complessi architettonici e persino ad un intero centro storico. Le immagini ci mostrano come l'inserimento di una serie di tubi dotati di isolatori sismici in profondità al di sotto delle fondamenta separi la parte superiore dove si trovano gli edifici dal suolo sottostante. Anche in questo caso, come per il Palazzo dell'Emiciclo dell'Aquila, le onde sismiche vengono filtrate dai cilindri elastici e arrivano molto attutite, anche del 70-80%, agli edifici che si trovano al di sopra. Come ci insegna questa rapida rassegna, le tecniche per rendere antisismici antichi edifici non mancano. E con le facilitazioni fiscali previste per questi lavori, non è impossibile migliorare significativamente la sicurezza degli antichi borghi italiani.